E finisce, ragazzi. Buonasera intanto, innanzitutto, ragazzi. Buonasera a tutti, raga. Finisce qui, raga. Stavo quasi registrando il video, vedo il quarto gol. Raga, presumiamo, ok. Possiamo prendere l'Arabi che è il Real Madrid, no, dal quinto gol no. Raga, ma comp De Laurentiis, ma compra difensori! Ma chi sono questi due? Anche Nathan, cioè sembra di vedere, cioè sembra di ritornare vecchi giocatori difensori, non so se vi ricordate voi, Cribari, Campagnaro, cioè ok, però cioè passare da Kim a Koulibaly, Koulibaly, Kim, raga, come ve l'ho detto voi. Passare dai, Annata, Juan Jesus, Rahmani comunque per me è sempre il miglior difensore che abbiamo. Ma lui era sempre stato il compagno di Koulibaly, mi sembra, raga. Non c'è stato un periodo che è stato con Koulibaly. E raga, ma è assurdo, non difensore, cioè se prendiamo l'ultimo difensore del Real fa il titolare al Napoli con Rahmani. Cioè, ma dai, raga, ma dai. Sono più forti, però se prendiamo però questo alibi sempre che va bene, tanto poi tutti a ridere del Milan, a ridere delle altre. Però raga, comunque questo Real Madrid decimato, ok, non è sempre le altre, non è un Dortmund, non è una squadra inferiore, perché hai sempre Bellingham in rosa. Senza un Bellingham forse non vincono loro. Tu raga, fai l'1-0, cioè mi fai pure gioire, raga. Mi fai gioire sull'1-0. Tu in nono minuto, in 13 minuti ti fai già rimontare con due gol. Pazzesco, il primo gol che abbiamo preso sembrava stile Milan in Champions. Cioè è scandaloso prendere un gol così. Cioè ok, a fare un super gol, ma raga dai, non, in 2 minuti non ti puoi già distrarre, raga. Non hai una mentalità vincente. Ripeto, l'unica squadra a mentalità vincente in Europa in questo momento è l'Inter. Milan, Napoli, Lazio, tutte queste squadre qui non hanno la mentalità vincente, raga, in Champions. Che schifo, raga. Ma che schifo, raga, perché io non posso sempre. Guarda che giocatori hanno fuori! Cioè hanno tutti i giocatori più forti lì. E noi che ci definiamo campioni d'Italia ci facciamo asfaltare 4-2 con Paz. Con Mendy terzino sinistro, forse sulla carta, ma è tanti anni che poi non giocavo, tantissimi mesi non giocava più. Scandaloso, raga, comunque per me è scandaloso, raga. Per chi è contento, ancora ci dobbiamo giocare la qualificazione in un girone che, ripeto, forse per colpa anche di Rudy, comunque tu oggi hai perso malamente. Non do la colpa mai a Mazzarri perché lui non ha le colpe, l'unica colpa è il presidente. Peccato, raga, peccato. Niente, io non mi accontento con raga così, non ha senso accontentarsi di questa pochezza. Cioè, ripeto, un Real Madrid così tanti giocatori fuori e tu non riesci minimamente. Poi raga, ripeto, oggi tantissimi giocatori brutti da prendere proprio con le schiaffe a manganellate, raga, come Kvaratskhelia. Tu stai diventando tutti che spot. Spottano le Leao, raga, ma Kvaratskhelia è peggio. In Champions è irriconoscibile, raga. È un campione, si dimostra da lì, dalla Champions. Kvaratskhelia intanto non segna più da più di un anno. Ma poi è clamoroso in quel contropiede 3 contro 1. Cosa fa Kvaratskhelia? Ma tira! Tira a posto di fare cose inutili. Cioè è veramente scandaloso. Poi, raga, ripeto. Io mi avrei preferito comunque un 2-2, raga, però poi si era visto la forza del Real Madrid. Nonostante noi abbiamo comunque una panchina, sulla carta l'abbiamo più lunga di questi, perché hanno messo loro Paz. Però si è dimostrato veramente forte. Cioè, raga, assurdo. Poi vabbè, lasciamo stare che il nostro portiere, cioè tra Golini e Meretti, io ancora non so chi è il titolare, raga, perché comunque le volte che ho visto ancora ok, lui gioca spesso, però raga, fatemi vedere qualche partita in più di Gollini per definire chi è più forte tra lui e Gollini, perché Meret fa certe volte papere clamorose, poi tutti a definire che super parata fa Meret nel colpo di testa, ma è l'unica parata che fa, l'unica. Il tiro di Paez è stata una caramella per me, raga.
Ok, sei un bel talento, raga, ma è un tiro sinistro facile, raga. Bah. E vabbè, raga, ci giochiamo tutti, raga, all'ultima giornata in casa col Braga. Io non penso che Napoli non si qualifichi. Però, raga, tanto intanto qualifichiamoci. Tanto so che se gli ottavi prendiamo. Si è visto già in questa partita. Questa gestione di De Laurentiis è stata tutta sbagliata. Quindi la colpa è soltanto di lui, raga. Guai a dire. È colpa di Mazzarri, è colpa di Rudy Garcia, la colpa è solo di uno, di quella monnezza, raga, e basta. E va bene, dai, ci prendiamo, raga, questi 0 punti, 0 punti sono, raga, 0 punti, ce li prendiamo e vedremo, raga. Comunque, dai, raga, vi saluto, iscrivetevi al canale e alla prossima, raga.